furore degli uomini ritornerà a tua lode, ti cingerai degli ultimi avanzi, dei loro furori. Nessun giudizio ha un lieto fine se il colpevole non riconosce la sua colpa. E purtroppo, ogni giorno i colpevoli dichiarano di essere innocenti, prima ancora che il verdetto del giudice e le prove lo dimostrino. Il versetto di oggi ha una straordinaria proiezione profetica. Parla della fine del conflitto universale tra Cristo e Satana. Lassù nei cieli, in un lontano passato, un angelo di luce si alzò, pensando di essere superiore, e cercò di prendere il governo dalle mani del Creatore, accusandolo di essere ingiusto ed egoista e rivendicando per questo adorazione ed obbedienza. Sedusse con astuzia un terzo degli angeli del cielo. Poi ci fu una battaglia e Lucifero e i suoi stessi seguaci ne uscirono sconfitti. Questa guerra non si è combattuta con armi fisiche, ma fu una lotta di idee e sapete, il campo da conquistare era il cuore delle creature. Quella guerra si è trasferita quindi su questa terra e gli argomenti del nemico oggi sono gli stessi delle origini. Dio è ingiusto e non merita di essere adorato e obbedito. Da un lato, attraverso l'inganno, la seduzione e la menzogna, il nemico cerca di attirare il maggior numero di seguaci. Dall'altro, con la verità della sua parola, Gesù chiama coloro che sono disposti ad obbedire ai suoi consigli. Così il mondo ora è diviso in due gruppi. Non ci sono, come molti credono, molte chiese, filosofie e modi di affrontare la vita, perché non ci sono molti signori. Ci sono solo due comandanti, due strade e due gruppi. Gesù una volta ha detto: chi non è con me è contro di me e chi non raccoglie con me disperde. Questo è drammatico, sono o non sono, non c'è un terzo territorio. Ma finalmente, quando Gesù ritornerà per la seconda volta, molte persone capiranno che era tutto sbagliato. Questo sarà rivelato alle persone e si dimostrerà che la Bibbia aveva ragione e anche sapendo che il loro futuro sarà la morte, le persone si inginocchieranno davanti a Gesù e riconosceranno l'autorità e la sovranità di Dio. Questa è la scena descritta dal salmista nel versetto di oggi. Anche il furore degli uomini ritornerà a tua lode, dice Asaf. Se prima o poi l'intera umanità dovrà riconoscere la sovranità divina, non è saggio allora dare oggi il tuo cuore a Gesù? Fallo prima di uscire per i tuoi impegni quotidiani e non dimenticare che l'Iro Romano un giorno dovrà lodare la persona di Gesù. Buona giornata.